Bene, bene, buongiorno a tutti. Abbiamo avuto qualche problema. Adesso prendo il comando, accettiamo il comando. Allora, ecco qui. Mi sono autosilenziato. Bene, arrivo. Allora, buongiorno a tutti. Scusate qualche minuto di ritardo. Avevamo un ospite, come potete vedere qui, Roberto Mussolini, Mussolino, ragazzo siciliano che aveva delle cose belle da dirci sulle opzioni. Ecco, adesso è entrato in sala d'attesa, visualizza, ammetti, proviamo a vedere se Roberto riesce a arrivare. Ma aveva una linea un po' debole, debole. E quindi vediamo, accensione servizio, passo alla linea. Allora, accensione servizio streaming dal vivo personalizzato. Non vedo, io l'ho ammesso, Roberto, l'ho ammesso. Roberto, non ci sei? Eppure l'ho ammesso. Partecipanti, Antonio Cioli, organizzato, tu, Roberto, ingresso in corso. Ingresso in corso, lui non è. Roberto, se mi senti, devi spingere. Eccolo. Vediamo un po'. Connessione all'audio. C'ha il telefono debole oggi, ho una linea particolarmente debole perché io vedo una grande difficoltà nella connessione. Pronto? Roberto? Devi Sì, mi attivare senti ora? l'audio. Io molto bene in questo momento. Vai. Ci sei? Sì. Ok, sì. Mi vedi ora? Vederti è una parola grossa. No, ecco, anche. Mi vedo anche bene. Io ti vedo, mi senti, Tony? Per ora molto bene. Rispetto a qualche minuto fa, diciamo che sei alla perfezione. Va bene. Ci siamo? Benissimo. No, perché ora sono col telefonino, l'ho fatto direttamente dal telefonino. Va bene, adesso siamo in diretta. Siamo in Ok. diretta. Buongiorno a tutti, abbiamo già visto, scusate, un attimo di difficoltà perché avevamo dei problemi di collegamento, però vedo che stiamo andando tutto bene. Ospite sarà Roberto Musolino, che è un professore di matematica e arriva da Messina. Che io è tanto che lo inseguo, insomma, perché durante il pieno Covid mi ha scritto qualche email, da prima che aveva seguito i metodi, proprio che avevo spiegato sui broker nelle prime puntate, se uno va sul canale YouTube trova la serie di queste lezioni e le prime puntate, adesso non mi ricordo l'anno, ormai non me lo ricordo più, però direi fine 2019 sono state dedicate alle opzioni. Poi tante volte ho parlato di opzioni, ci sono dei filmati e Roberto, tramite seguendo un po' questi metodi, si era trovato molto bene. Mi ha mandato i suoi file Excel, mi ha spiegato il suo metodo effettivamente. È una persona che con la massima umiltà, senza voler fare il passo più grande della gamba, senza capitali milionari, ma riesce quasi con costanza o con costanza a Ok, avere un ottimo rendimento. Io ci sono. non sentivo più nulla. Ah, ecco, allora vedo che è lui io speriamo di riuscire in qualche modo. E quindi ho invitato l'ospite Roberto, però purtroppo oggi ci sembra che ci siano dei problemi di comunicazione, di connessione, quindi ho questo imbarazzo qui, nel senso che non ci troviamo in questo impasse. Adesso sembra che funzioni e quindi vedremo di fare la puntata normalmente. Chiedo a Roberto se può di parlare un attimo, così verifichiamo il da farsi.
Sì, allora intanto buona giornata a tutti e soprattutto a te, Tony. Insomma, ho imparato tantissimo e gran parte delle cose, insomma, che faccio le ho imparate da te. Sicuramente sei un trader vero, uno che opera realmente sui mercati. Quindi, insomma, per me è importante questa occasione che mi stai dando, insomma. Senti bene intanto? Benissimo, andiamo molto bene. Ok. Un ringraziamento lo volevo fare anche ai broker, insomma, con cui ho un ottimo rapporto, insomma, sia con Giacomo che Andrea. Di loro, insomma, parlo tante volte anche qui con alcuni amici a Messina, tra l'altro hanno aperto anche il conto, i broker, e si trovano, insomma, tutti bene. Ecco, diciamo che già mi hai presentato tu, insomma, insegno matematica e ho una passione per i mercati finanziari, in particolare per questo mondo, diciamo, delle opzioni, che devo dire che grazie a te ho scoperto, insomma, in maniera particolare, perché prima io operavo come tutti, insomma, un po' sul Forex, diciamo anche sulle azioni, però senza fare guadagni particolari, insomma. Diciamo, perdevo poco o guadagnavo poco e quindi non si concludeva nulla, lo facevo per passione, però insomma, le opzioni mi hanno fatto capire tante cose, insomma, è un mondo tutto diverso, questo, insomma. Beh, io appunto mi ricordo queste email da parte di Roberto, molto bella proprio da professore, molto dettagliata, nel quale appunto specificava che la metodologia appresa tramite probabilmente anche le lezioni di broker più qualche cosa che magari dicevo ogni tanto, è riuscita ad applicarla e con successo. E quindi io già parecchio tempo fa, poi per un motivo o per un altro non siamo riusciti a fare la puntata. Già 5, 6 o 7 settimane fa ho detto: Roberto, se te la senti, facciamo qualche cosa. Semplicemente io ti guido, cerco di spiegare e poi parliamo insieme del metodo che tu applichi, così per poter dare una possibilità reale a chi ci ascolta di trarre delle idee positive. Teniamo conto che Roberto è un professore con la sua famiglia, ha una integrazione, grazie al suo trading, una piccola integrazione. Noi siamo modesti, non vogliamo dire che ha comprato la Ferrari e si è preso la villa, però è un qualche cosa di reale e quindi non ha nessun interesse commerciale da proporsi, eccetera. E quindi è una fonte oltremodo attendibile. Io ho visto, me le ha mandati 2 volte, perché me le ricordo, i file con tutta l'operatività. Era un foglio Excel fitta, addirittura il primo che mi mandò c'era, adesso non voglio sbagliare perché è passato 1 anno e mezzo, però c'era mesi e mesi di attività e ho riconosciuto nella sua attività un po' il modello. E quindi riassumere in questa puntata, che poi rimarrà un modello operativo che si discosta totalmente, come al solito, dai vari modelli che vengono proposti, che poi le opzioni è un tema talmente personale, nel senso che con le opzioni si può operare, fare trading in maniere infinite, non in maniere, moltissime maniere, in maniere infinite. Cioè la creatività delle opzioni è tale che ognuno può adottare delle strategie e dei metodi differenti nel cercare di portare a casa qualche cosa. Poi, non so per quale motivo, ogni persona crede che il proprio metodo sia il migliore, e quindi ci sono sempre dei dibattiti sterili, che io vedo e mi metto a ridere, anzi mi fanno sorridere, tra pseudo-opzionisti o opzionisti anche bravi, che credono di poter loro avere il metodo. Invece, e mettono confusione tra le persone che magari vorrebbero imparare qualche cosa, che sentono dei metodi particolari dove non si capisce niente. Il mio intento, insieme a Roberto, è quello di cercare di semplificare il concetto al massimo possibile, a scapito magari del prestigio, perché se uno spiega una cosa semplice, probabilmente io sono abbastanza vecchio, non è che mi interessi più di tanto,
non ci interessa farci belli con i paroloni, con la spiegazione delle logiche delle varie greche sottostanti alle opzioni, con tutte quelle cose lì, con dei metodi sofisticati che prevedono già ex ante un quadrettino con quanto guadagni, la prudenza, noi siamo prudentissimi, bisogna coprirsi, insomma, tutte quelle logiche. Da pseudo operatore, secondo me, perché chi opera realmente ha solo l'interesse di poter guadagnare se ci riesce e basta, e non di mostrare dei pattern, delle logiche che hanno poco a che fare con quello che è il nostro interesse. Il nostro interesse è guadagnare, se la cosa è semplice, ancora venga meglio, senza andare a scomodare libri e formule complicatissime. Le opzioni sono qualcosa di semplice. Purtroppo c'è questa cosa incredibile nelle opzioni, che per quanto uno possa essere bravo a spiegarle, io ormai cominciai con Ibubank nel 2015 a parlare pubblicamente in opzioni in area scavi, dove tra l'altro mi vedrà protagonista proprio mercoledì prossimo. Infatti salteremo i broker mercoledì prossimo, non ci sarò perché a quest'ora un po' prima, alle 10:30 sarò nell'aula più grande del TOL di Milano a parlare di opzioni. Sarò solo io in rappresentanza di una grossa banca, Banca Fideuram, che mi ha onorato del fatto di parlare di opzioni. E quindi è 8 anni che parlo di opzioni, ma devo essere sincero, negli ultimi 3-4 anni mi sono limitato qui ai broker perché non ho mai capito la cattiveria, non cattiveria o la saccenza di coloro che parlano di opzioni, che sembrano quasi degli esclusivisti che hanno l'esclusiva del sapere. Invece le opzioni, e quindi ogni volta che tu provi a dire una cosa, ma sì, però qui, ma sì, ma però qua, ma qui, la rapa, la fava, mille concetti molto sterili. E siccome a me sono molto molto pragmatico, non mi interessa entrare nelle polemiche, parlo poco volentieri di opzioni, se non nel mio canale, nella mia trasmissione, dove bene o male il broker mi ha dato la possibilità di dire quello che mi pare e via così. E anche perché è più bello semplificare. E Roberto ha un modello abbastanza semplice di realizzare con discreta costanza, quasi una costanza, dei profitti attraverso un po' quello che ha preso anche da me, che vedono in prima istanza, poi ti faccio parlare, però devo presentare come primo concetto, che è basilare, che le opzioni, se vuoi avere un vantaggio, devono essere vendute. Devono essere vendute. Le opzioni si vendono. Poi, vedi, io dico, ad esempio, perché non mi piaceva, le opzioni si vendono, è il linguaggio volgare, popolare, che le opzioni, popolare, lo dico popolare perché al volgo piace molto la tutela assoluta del rischio, senza andare però a indagare il perché, molte volte voi vedete qualche televisione che le opzioni non si vendono mai, ma si devono comprare. E questo è un qualche cosa che non ho mai capito perché, ma non mi interessa, insomma, se uno riesce a guadagnare comprando solo opzioni e mi fa vedere un tabellone di alcuni anni di profitti, io sono prontissimo a richiedere, ma concettualmente non è possibile, semplicemente per un motivo, perché le opzioni contengono sono un'assicurazione, sono. Chi vende opzioni rischia molto di più, rischia molto ma molto di più, perché almeno a livello teorico chi vende opzioni può, se rimane fermo, inerte, a fronte di un guadagno relativamente modesto, poter perdere 10, 20, 30, 40, 50 volte quello che rischia. Allora, il sempliciotto, il popolare che ascolta, dice: caspita,
Com'è brutto vendere le opzioni se puoi perdere 50 volte di più di quello che guadagni, però il sempliciotto non conosce i rapporti rischio-rendimento e magari si scorda che gli ass le assicuratori, ovvero la Generali, RAS, le aziende assicurative, di fatto sono venditori di opzioni, perché a fronte di guadagnare il premio del mio motorino, l'ho fatto ultimamente 210 euro, io ho una Vespa 150, spendo 210 euro, rischia in teoria il massimale, che nel mio caso mi sembra siano 2 milioni di euro o 3 milioni di euro. Quindi è stupida la Generali che per prendere i miei stupidi 150-200 euro rischia 3 milioni di euro. E quindi questa gente si limita a questo concetto co dando informazioni sbagliate alle persone che vorrebbero capire. Però se poi le persone fossero tutte molto razionali, non sarebbe bello fare la borsa, dove effettivamente invece, grazie a questa disparità di interpretazioni del rischio, c'è la possibilità di avere dei vantaggi. E io mi onoro del fatto che Roberto, come altri rari casi, abbiano capito, lui è un matematico, infatti si è trovato bene il metodo. Ripeto che vendere le opzioni comporta seri rischi maggiori, perché chi compra opzioni spende 100, 200, 300 dollari, 100, 250, 400 euro, quello che è, e limita completamente il rischio all'acquisto dell'opzione. Basta. Chi le vende, in teoria, perché poi vedremo che è possibilissimo invece, questo non viene mai detto, stoppare le operazioni come con qualsiasi future, eccetera, in teoria può perdere molto, ma molto di più. Però io dico, senza andare a spiegare il perché, si potrebbe anche spiegare il perché, ma poi andremo a finire alle 8 di sera, è una questione proprio logica, il mercato tende a premiare chi si espone e chi perde di più. Il mercato, un buon mercatiere, sa che, bene o male, chi ha, siccome il mercato è fatto di denaro e lettera, quindi acquirenti e venditori, ovviamente se c'è qualcuno che è disposto a rischiare di più, alla lunga, nel lungo periodo è premiato e quindi chi vende opzioni è nel lungo periodo premiato e questo lo dimostra molto semplicemente anche il fatto, non so che, ma è un po' difficile spiegarlo, però che le grosse istituzioni, lo diciamo, le banche, gli hedge fund, le grosse, le cosiddette maneforti, tendenzialmente sono venditori di opzioni. E i retail, i piccolini, tendenzialmente sono compratori, e questa già è una sintesi, in più il mercato in denaro letta. Quindi, questo è il concetto principale che deve essere spiegato. In secondo luogo, appunto, qui abbiamo anche Roberto, che se ci vuole dire, poi ci vuole dire quello che fa e come lo fa in maniera semplice, perché io ci ho parlato già 3-4 volte al telefono con Roberto, anche 5, ci siamo scambiati messaggi, eccetera. Secondo me lo fa in maniera estremamente chiara, tra l'altro è anche un professore, parla e articola benissimo le cose. E poi dopo magari riintervengo io, come facciamo a sfruttare questo vantaggio di vendita di opzioni? Grazie Roberto. Prego, prego. Allora, io volevo sottolineare prima soltanto alcune cose. Insomma, il fatto che tu abbia detto che la semplicità è fondamentale. In effetti, per fare profitti, credo che sia fondamentale la semplicità. E soprattutto in questo mondo delle opzioni, come hai detto tu, ci sono tantissimi che credono essere i depositari della verità assoluta. Ma tutti conosciamo bene o male le greche, insomma, tu le conosci benissimo perché ho letto anche il tuo libro, ho letto altre cose, insomma, quindi lo so che le conosci. E io anche io le conosco dal punto di vista matematico, ma fondamentalmente quello che serve è tutt'altra cosa, insomma, quello dal punto di vista teorico per fare delle lezioni universitarie, forse sì, ma per operare sul mercato, diciamo, basta un po' di semplicità. Fatta questa premessa, insomma, io ho diverse strategie, però quella di cui abbiamo parlato in particolare, che è molto, insomma, semplice, è quella che io chiamo del delta 10. Delta
Delta 10, proprio per non rischiare. Qui mi differenzio un po' da te, Tony, perché tu sei più aggressivo sul mercato, nel senso io sono un po' più prudente. E quindi andando sul Delta 10, cosa facciamo? Insomma, possiamo vendere delle opzioni, intanto anche settimanali, ecco, magari ora tu controlli, possiamo fare un esempio, insomma, non ha importanza. Basta prendere una put e una call a Delta 10, insomma. Soprattutto le put, anche se io più che altro sono venditore di put, però a volte le facciamo anche insieme, put e call, insomma. Ecco, sostanzialmente, quando, come hai detto tu, essendo venditore di opzioni, il tempo chiaramente viene a nostro favore. Per cui puoi prendere la quotazione, non so, facciamo un esempio pratico, così viene molto più semplice, insomma. Ora, quant'è l'indice? Io vediamo, ce l'ho davanti, mi pare che è 3.980 in questo momento. L'S&P, parliamo dell'S&P 500 per esempio. Adesso vado io a condividere lo schermo, sai, così facciamo tutto in tempo reale. Sì. Allora, condivido lo schermo. Eccoci qui. Ecco, adesso dovrebbe essere condiviso il mio schermo in tempo reale. Intanto faccio vedere, questa settimana sono sempre... ho perso un giorno abbastanza, 3-4 mila euro ho perso, così facciamo riassunto, ho perso 3-4 mila euro il giorno della Fed, mercoledì scorso, che sono stato sorpreso dal rialzo, poi pian pianino ho recuperato, però ho operato poco, no? Perché mi ero scordato di fare vedere gli eseguiti, li ho sempre fatti vedere e li dobbiamo fare vedere, oggi non ho fatto eseguiti. Ecco, di carino, poi ho recuperato venerdì scorso, ho recuperato, vedete questa operazione che Roberto apprezzerà tantissimo, c'è stata quella giornata venerdì dove il Nasdaq ha aperto e è andato in direzione 12,5, poi è rimbalzato a 12,9 e io nel giro di mezz'ora prima ho venduto un'opzione a 101, scadenza dello stesso giorno perché la settimanale di venerdì l'ho venduta a 101, che sono 2020 dollari, quando crollava tutto, io a me quando crolla tutto vendere le put mi piace da morire, poi sul rimbalzo una mezz'oretta dopo alle 16:25 ho venduto la call, strike 12,850 nella stessa giornata, quindi avevo che se la pallina mi rimanesse venerdì su 350 punti 12,5, 12,850 e sono tanti, calcolate che mancavano 3 ore alla scadenza, 4 ore alla scadenza, io avrei incassato la somma di 101,72, quindi 173 punti, che sono 3.460 dollari. E così è andato, lo vedete, il settlement, dove non ho pagato nulla, non mi hanno consegnato nulla, perché il settlement finale, tra l'altro è stata un'operazione questa d'antonomasia, e questa è da andare nel Guinness dei primati, perché non ha mai, venerdì scorso, il minimo è stato 12.502 e il massimo è stato 12.000, dopo che ho venduto l'opzione, 12.830, 12.840. Quindi ho venduto la 8,50 come colla e la 500 come put, e nelle 4 ore successive, dalle 16 alle 22, 5 ore e mezza successive, il future è stato frenetico, ma ha ballato all'interno dei range e quindi ho incassato questo. Con questo ho recuperato in buona parte la grande giornata brutta che avevo preso il giorno della Fed, quando vi ricorderete l'indice Nasdaq era salito da 13.000 a 13.542, quindi ovviamente io quando ci sono 500-600 punti direzionali in un'ora, essendo un contrarian, sostanzialmente perdo. Però insomma queste sono le operazioni, ne ho fatte veramente tantissime, mi sono calmato perché ho stanchino gli ultimi giorni, oggi non le ho fatte, e queste sono le operazioni, e queste sono posizioni aperte, non le ho, aspettavo il dato dell'inflazione per capire quello che fare. Andiamo alle opzioni, così vediamo le opzioni insieme a... Tu riesci, Roberta, a vedere il mio quadro? Immagino di sì, no? Sì. Perfetto.
Quindi abbiamo fatto vedere quello che facciamo sempre vedere di solito. Ripetiamo le opzioni. Le opzioni ci sono quelle relativi all'Europa, per cui abbiamo il DAX, le facciamo vedere, così facciamo vedere tutto. Abbiamo l'IDEM, che è il mercato italiano, con il FTSE MIB settimanale e mensile. Poi abbiamo l'Eurex, che è il tedesco, però c'è anche l'Eurostox, i vari DAX, le varie settimane del DAX, le varie settimane dell'Eurostox. E poi abbiamo l'Ibex addirittura, per cui loro sono spagnoli. Se uno si vuole divertire, è chiaro che gli italiani che fanno le opzioni spagnole saranno pochissime, però se uno gli piace anche il mercato spagnolo, facciamo spagnolo. Poi abbiamo anche gli indici USA, e questa è una bellissima novità. Io che ho in casa Tommaso, forse anche Roberto qualche volta le fa i micro, io li faccio, non sempre, però le opzioni micro. Sì. Ogni tanto sono comode perché sono frazionabili, le puoi mediare, le puoi, sono molto più malleabili. Abbiamo gli indici USA, vedete, splendido questo servizio, perché è uno dei pochi broker italiani, diciamo, trovabili facilmente in Italia, che fa addirittura quelle che io chiamo, no, che si chiamano le Wednesday, quelle che scadono il mercoledì, quelle che scadono il venerdì, quelle che scadono il lunedì, poi ovviamente fa le end of month, cioè le fine mese, e sostanzialmente un giorno sì, un giorno no, male che vada, abbiamo un'opzione che scade. Quindi si possono fare le partite giornaliere con le opzioni e le partite settimanali. Con i micro, questo lo so bene perché c'è Tommaso che opera sui micro, se solo giustamente le partite settimanali con il fine settimana in Friday. Quindi, tornando a valanga su Roberto, diciamo pure quello che fai. Sono qui eventualmente per aprire. Allora andiamo sulla scadenza del 18 maggio, per fare un esempio, solo per fare un esempio. Perfetto, andiamo, vedete qui c'è la scadenza in ordine, il 18 maggio lui è mercoledì prossimo, per cui a lui piacciono in genere le partite settimanali, uno sì. Si vuole aprire la partita settimanale, andiamo a vedere le opzioni che scadranno il 18 di maggio, eccole qui, esatto. Poi basta cliccare qui, vediamo che è successo. Eccole, questo è arrivato, piano piano arrivato. Vedete, clicchiamo dove c'è la scadenza. Quindi abbiamo la terza settimana di mercoledì, Wednesday, mercoledì, quelle che scadono, e noi sullo Standard & Poor's, vero Roberto? Sì, sullo Standard & Poor's, sì. Tu gli piace se metti solo le put, così vediamo il delta. Certo, mettiamo solo le put. Mettiamo solo le put. Delta dovrebbe essere intorno a 3750. Allora lo devo spiegare, perché qual è il metodo di Roberto? Avevamo avuto anche Antonio Balocco, che come approccio, per chi lo ha seguito, ha un qualche cosa di simile. Il delta, questo va spiegato, non è nient'altro, anche se bisogna farlo, che quanto varia la tua opzione che hai comprato o venduto in funzione del sottostante. Quindi, se il sottostante è lo Standard & Poor's, e lo Standard & Poor's sale o scende a quest'ora di un punto, la tua opzione, in senso ovviamente coerente, nel caso che è una put, ovviamente la put è una strategia rialzista, la tua opzione si apprezza nel caso in cui lo Standard & Poor's aumenta di un punto dello 0,42. Questo è il delta. E il delta è quanto la tua opzione si apprezza nel caso in cui ti vada bene. Ovviamente, se ti va male, quanto si deprezza. Ovviamente, ci sono tanti strike. Gli strike sono i livelli su cui a fine settimana, o in questo caso il terzo mercoledì del mese, sono i livelli in cui puoi fare i conti. Quindi, se tu, ripetiamolo, vendi una put, sei un rialzista, ti assumi
l'onere di comprare a 3,985 un derivato dello Standard & Poor's indipendentemente dal prezzo che farà il derivato. Quindi se il derivato è sopra i 3,985, mercoledì prossimo tu incassi l'opzione e sono un sacco di soldi, sono qui sui 60-61 punti. Se invece sarà sotto, tu ti comprerai a 3,985, a 3,985, chiedo scusa, il tuo derivato e andrai long a 3,985. Chiaro che se il derivato costerà 3,600, tu sarai long in una posizione a 3,985 con 385 punti teorici di perdita e avrai incassato ugualmente l'opzione. E vi assicuro che quello che dico è banale, però non so per quale motivo quando uno non le fa non le capisce. Appena le fa mio figlio, fa le operazioni, io come lui, come cose, se ne ha fatte due ha già capito tutte le opzioni, dice, te lo spiegate, eccetera. Però se uno non le fa e le vuole imparare, per di più se si mette anche a sentire gli istruttori delle opzioni che sono a livello teorico, non può capire determinate cose. Però l'opzione è un impegno a comprare un sottostante ha un prezzo prefissato. Questo prezzo è lo strike, 3,985, se si tratta di una put. Se si tratta di una call, è l'impegno a vendere allo strike un sottostante in base al prezzo prefissato. Ovviamente se uno vende le call è un ribassista, se uno vende le put è un rialzista. Diciamo in quella situazione lì, poi ci può essere che uno che è rialzista può essere interessato, magari per copertura, per altri motivi, a comprare, a vendere delle call. Questo non c'è dubbio. Io molte volte, l'avete visto qui, vado long col sottostante e mi vendo la call, perché così ho eggiato la mia posizione. Dunque, siamo qui. Allora, scusate, Roberto dice, vedete questa fascia qui? Lui ha un metodo. Lui ritiene efficiente o confortevole, in base al suo carattere, alla sua psicologia, alle sue tecniche, andare a vendere delle opzioni, e questo è importante, sto passaggio, è forse il passaggio più importante. Allora, andiamo a vendere delle opzioni. Ecco qui, devo scendere di molto, Roberto. Sì, in questo momento credo sia 3.780, 85, una cosa del genere. Eccolo qui. Allora, siamo ritornati qui. Ecco, questo delta che ve l'ho spiegato prima è quanto varia, ripeto, la tua opzione che hai venduto o comprato in funzione della variazione del derivato. Vero. Quindi Roberto ritiene confortevole andare a vendere, lui è un venditore di opzioni, le opzioni che hanno delta 0,10. Che hanno delta 0,10. Mi sembra che Antonio Balocco, che è venuto qui un paio di volte, avesse delta 11, circa la stessa cosa. No. Lui Antonio ha il delta 16, che tra l'altro è una, sì, che tra l'altro è una strategia americana di testi trade, testi works, non mi ricordo. Che è basato tutto sulla deviazione standard, che è giustissimo, anche il delta 16 va bene. Però sì. Siccome io sono ancora più prudente, diciamo, utilizzo il delta 10. Ecco, no, lo spiego, che qui va bene tutto, perché è un mercato, quando un mercato, io vendo le delta 1, no, 0,90, a me piace il gioco violento, quindi è un mercato, e ovviamente il prezzo che hanno queste opzioni hanno dei pro e dei contro, tutte, che siano vicine, lontane, lontanissime, certo, che hanno un anno dalla scadenza, due giorni dalla scadenza. No, già chi entra, però tu sei un matematico, chi entra, così vi insegno a escludere i master trader che sbagliano, chi entra a fare considerazioni soggettive nel discriminare uno che vende
un delta 16, un delta 11, un delta 22 e lo discrimina come peggiore o migliore, è uno che non è un mercatista, è una persona che a mio avviso è poco intelligente, almeno per le opzioni, e discriminare un tipo di operatività quando il mercato, per il concetto che è mercato e quindi rende efficiente e equilibrato qualsiasi prezzo, discriminare come uno dice adesso uno che compra oggi è un cretino, uno che vende oggi è un cretino. Ecco, discriminare un operatore che si mette in un posto o in un altro in assoluto è assurdo, quindi proprio non ho problemi a dirlo. Ovviamente ognuno opera in base al suo comfort psicologico, alla sua abitudine, a quello che è il suo capitale, a quello che è la sua esperienza, ma a quello che è il suo comfort, che è la cosa più importante. Quindi, Roberto gli piace andare a prendere delle opzioni che si muovono di uno 0,1 rispetto al valore del sottostante. Nel senso, vi spiego. Se dovesse, lui va long, così lo spiega a tutti, va long perché vende delle put. Improvvisamente il Standard & Poor's perde 10 punti, lui perde 0,1 di 10 punti, cioè un punto. È ovvio che, questo è un po' lungo a spiegarlo, che via via che il deprezzamento, cioè il delta, via via che l'opzione scorre che hai venduto verso il tuo strike, il delta aumenta in progressione. Quindi, se oggi abbiamo delta 0,1 per una determinata opzione e l'opzione va male come operazione, il tuo delta aumenta progressivamente, via via che le cose peggiorano. Giusto, Roberto? Sì, esatto. Questo non è immediato, però vi assicuro che è così, cioè è ovvio che sia così. Se le cose ti vanno male, è un processo a valanga, nel senso che via via che ti vanno male, peggio ti vanno, perché il movimento dell'opzione amplia la sua delta e quindi Roberto sceglie lo 0,10. Ok? Allora, Roberto, dici pure. Sì, allora in questo momento lo 0,10 dovrebbe essere intorno a 3770. Se tu vai Perfetto, strike. vedete, lo facciamo vedere che lo strike 3770 che scade mercoledì prossimo alle ore 22 ha un delta, diciamo, adesso è passato a 0,11, ha un delta di questa maniera. Immagino che sia passato a 0,11 perché lo Standard & Poor's in questo momento sta peggiorando la sua situazione. Immagino, perché io vedo quello che voi Vabbè, vedete. comunque sì, diciamo che sì, era prima perché è sceso di 20 punti, 15 punti rispetto a qualche minuto fa. Però Esatto. diciamo che è intorno a 4, è 4.012 in questo momento, 4.010. Perfetto. Allora, Ok. io vado a vedere, ormai facciamo il 3770. Sì, vabbè, la stessa cosa, se non cambia nulla, insomma. Sì, ma è ovvio. E vediamo che Roberto per mercoledì prossimo ipotizza di poter vendere, grazie alla regola del delta, che è il suo comfort, è quello che ha deciso. E decide di vendere un'opzione. Quanto ricava nel vendere una put? E poi rispiegherò bene. A 11, vedete che qui avete il denaro lettera 11. Lui, se vuole vendere immediatamente, incassa 11, incassa 11. Quindi 11 punti di uno Standard & Poor's sono 550 dollari. E poi ti faccio parlare. Cosa vuol dire? Che Roberto prende il rischio di obbligare ad acquistare, di acquistare a 3,770, per cui siamo lontani, eh? Vedete che bella che è la volatilità. Uno dice, va bene che può scendere, ma 3,770, santa miseria, è tanta roba 3,770. Lui si prende il rischio di, e questo è il passaggio fondamentale, il venditore di put si impegna a comprare a 3,770 mercoledì prossimo alle ore 22 lo Standard & Poor's se ovviamente al compratore conviene, ovvero se siamo a livello sotto i 3,770. Se lo Standard & Poor's sarà sotto 3,770 mercoledì prossimo, Roberto improvvisamente si troverà long a 3,770,
i 10 punti, gli 11 punti che prende, i $550, li prende comunque. Capite? È fascinoso. Adesso non so quante persone voi che mi state ascoltando capite, ma quanto è bello poter vendere un'opzione, incassare i $550 e dire la prossima settimana io incasso, salvo che lo Standard Poor's non sia sotto 3,770. È fantastico. È fantastico per uno di impossibile che sia, cioè almeno io di pancia, secondo me è difficilissimo che sia sotto 3,770. Lui, grazie a questo impegno, incassa $500. Voglio spiegare, oggi devo rivedere, che però in teoria può succedere, lo Standard Poor's potrebbe essere a 3.500. Ecco il ruolo dell'assicuratore. Quindi fosse a 3.500, lui per incassare quegli 11 stupidi punti si troverebbe inguaiato di 270 punti, perché ovviamente la differenza del valore tra il 3.770, lui dov'è, e il 3.5 sono 270 punti, sono 5.400 euro, dollari, chiedo scusa, sono 10, 100 punti sono 5.000, 10.000, 12.000, 12.000, 270, $13.500, giusto? 13.500, per cui per incassare i $500 lui ne rischia, in teoria, se dovesse arrivare a 3.500, la bellezza di 13.000, se dovesse arrivare a 3.500, la bellezza di 13.500. Allora la gente sempliciotta dice: ma è un cretino Roberto, perché per vincere $500 ne rischia infiniti. È tutto lì. Chi ha la sensibilità di capire il ruolo dell'assicuratore non c'ho bisogno di spiegarlo. Chi non lo vuole capire, rimanga nel suo e continui a comprare delle opzioni. Io non riesco a... per me è lampante, è una questione di sensibilità, però purtroppo io giro, frequento, e uno to cure dice: ma io non rischio tutti questi soldi. Ho capito, alla gente piacerebbe guadagnare senza rischiare niente, e quella gente stessa fa delle porcherie dove rischia tantissimo in funzione di cose sbagliate, ma qui siamo per spiegare dei concetti di rischio. Quindi, Roberto, vai. Sì, no, volevo chiarire due cose importanti. Intanto è importantissimo il margine, cioè nel senso che queste operazioni vanno fatte soltanto se sul conto ci devono essere almeno 20.000 euro, 20-22.000 euro, perché non si può rischiare di andare in margin call. Quindi diciamo che la cosa fondamentale è il margine. È chiaro che per ogni contratto si parte da circa 10.000 euro di margine, ma non sono troppo pochi, quindi è chiaro che bisogna averne almeno il doppio per stare tranquilli, insomma, prima cosa. Un'altra cosa importante che tu hai detto è che la gente pensa di perdere infinito, di perdere 10.000, 20.000, ma in realtà, come dici tu, si può stoppare l'operazione, insomma, si può chiudere anche a qualunque valore, insomma, si voglia. Quindi non so, se noi la vendiamo a 11, la vogliamo chiudere a 22, pazienza, perdiamo quegli 11 punti e l'operazione viene chiusa. Quindi questa perdita dell'infinito, insomma, è una storiella che sento pure io tantissime volte, ma che non ha nessun fondamento. E da qui, quando io ho l'arroganza di dire questo non gioca, è proprio colui che dice si può perdere infinito. E io lo capisco, uno che dice che chi vende nuda un'opzione può perdere infinito, quando, e io dico sì, hai ragione, ma come anche, e lui dice è un criminale, è così come uno che short un FIB. Sì, la stessa cosa. Short un FIB non puoi perdere infinito, ma lo FIB lo stoppi, l'opzione è la stessa cosa. Però chi non ha cultura e non è sul pezzo, per stereotipi sente le cose e le dice, tanto nessuno capisce niente, e non rende un servizio. No, diciamo, purtroppo la realtà è questa. Il rischio maggiore è quando non c'è liquidità, questo sì, però no, qua parliamo dell'S&P 500, insomma di indici, insomma, molto scambiati, per cui qui non ci sono problemi di liquidità. Certo, se si va su qualche azione singola americana dove non c'è liquidità, o per non parlare di quelle italiane, e allora lì sì che si rischia un po' di più. Però in realtà con gli indici americani, insomma, c'è una liquidità enorme sul mercato, per cui è quasi impossibile, insomma, che non si possa chiudere l'operazione. Però detto questo, ecco, diciamo che quel delta 10, poi come hai detto tu, insomma, alla fine il delta è la stessa cosa, cioè se uno sceglie il delta 40, delta 30, non cambia niente, cioè la probabilità alla fine è la stessa.
Perché è vero che io col Delta 10 ho il 90% di probabilità di andare a profitto, però guadagno di meno, quindi in base il rapporto rischio-rendimento è la stessa cosa. E d'altronde, come tu ogni tanto hai fatto quegli esempi sulle scommesse, cioè è ovvio che se io faccio una scommessa a quota 100, vincerò una volta ogni 100 volte. E anche però, quella volta che vinco prendo 100. E chiaramente giocando a quota 1,2 vincerò sempre, vincerò spesso, ma alla fine è la stessa cosa dal punto di vista, come dire, di probabilità, insomma, a livello statistico. Ecco, detto questo, la cosa però importante è avere in mente quello che si deve fare se capita quello che hai detto, cioè se l'indice improvvisamente perde 100-150 punti, è chiaro che la posizione va in sofferenza, e andando in sofferenza ci sono solo, non so, due o tre strade forse. Una è sicuramente di vendere il futures e coprirsi con il futures, però io, come anche questo l'hai detto tante volte, insomma, diventa problematico coprirsi col future, a meno che non manca qualche ora alla scadenza, perché sennò va sopra, va sotto, va di nuovo sopra, insomma, non dico che si esce pazzi, ma si spende tantissimo in commissioni e comunque non è facilissimo coprirsi col future. Però sarebbe una soluzione pure questa. E io preferisco rollare la posizione, cioè nel senso che a un certo punto, se si avvicina troppo al livello, dico, capiterà poche volte, però quelle poche volte che capita, preferisco passare alla settimana successiva o a due settimane successive, quindi chiudo questa in perdita e ne riapro un'altra a strike più basso, chiaramente la settimana dopo o due settimane dopo. E quindi alla fine, insomma, per poter perdere realmente, dico, si deve verificare che poi perda ulteriori 200 punti, 300 punti, andando la settimana dopo o due settimane dopo. Certo, può capitare, insomma, però è molto raro, eh. Diciamo che a volte è capitato, come dici tu, non c'è niente di sicuro, non c'è nulla. Però diciamo che è un'operatività più tranquilla, perché non è che capita tutte le settimane che l'indice perda 250 punti, insomma. Quindi può capitare, ma dico, io ho fatto una statistica, ora non ricordo, ma mi pare che cali superiori al 7-8% settimanali, ma sono avvenute, mi pare, una decina di volte negli ultimi 12 anni. Dico, quindi non è che sono tanti, insomma. Però, se dovesse capitare, dobbiamo sapere cosa fare per proteggerci. Ecco. Questa è l'unica cosa. È chiaro che il guadagno sembra poco, però poco non è, perché in realtà $500 su un margine, non su un margine, su un conto di 20.000 euro, beh, insomma, stiamo parlando comunque di un 2,5% settimanale. Dico, poi, tra l'altro, si può abbinare anche la vendita della call, sempre Ma infatti, andiamo avanti, esatto, attenzione. Figuriamoci noi quando l'indice era 4.020, adesso io non sto guardando perché ho inquadrato questo, però quando l'indice, insomma, dobbiamo pensare che mercoledì prossimo sia 3.770. Ovviamente il paradosso, e questo va spiegato, che se si dovesse fermare a 3.780, noi incasseremo integralmente gli 11 punti famosi, esatto, $550 dollari famosi. Se si dovesse, qualcuno ha visto prima la chat, ti chiedeva, sì, ci si può coprire in opzione, già risposto te in maniera egregia, certo, se tu vedi che scende, ti vendi un future e quindi dovesse continuare a scendere, sei a posto, se lo anticipi un attimo prima. Però può succedere anche che ti vendi un future e se manca tanto tempo, questo future improvvisamente rimbalzi e quindi, per guadagnare quegli sciocchi 11 punti famosi, ne vai a perdere 35 con i future. Quindi bisogna cercare di farlo sempre nelle ultime 2, 3, 4 ore di contrattazione. E con questa volatilità addirittura nell'ultima mezz'ora di contrattazione, perché io l'ho visto il venerdì sera, ne succedono di 30-40 punti fatti proprio nell'ultima mezz'ora. E quindi ovviamente chi compra le opzioni spende qualche cosa di più, ma ha il vantaggio di poter gustarsi la partita senza l'obbligo di andare a rincorrere il sottostante. Però quello che volevamo dire con Roberto, che è un matematico, se a me mi dicessero, e questo è il passaggio grande di differenza che c'è tra il trader profittevole e il trader che è illuso dai messaggi che vengono un po' girati in giro, di prudenza, di confortevoli, di facilità di gioco, di non rischio, cioè perché le persone, esclusi qui i sottoscritti, però io
di farsi vedere prudente, rassicurante, speciale, con le tecniche speciali, venditore classico che ha il metodo per farvi guadagnare sicuro, e la seconda, generalmente non opera e generalmente ha come obiettivo un qualche cosa di altro. Purtroppo invece per guadagnare devi accettare il rischio e ovviamente accettare un rischio conveniente. Se a me mi dicessero domani, fai una scommessa di 2.000 euro che il Bologna nel prossimo campionato 2022-2023 vincerà lo scudetto e me lo dai a 30, è un professionista. Si mette con l'abito, fa, è un professionista. Se è un professionista può nel suo money management permettersi di perdere 60.000 euro, deve dire sì. Deve dire sì, se lo dico a mia moglie, con tutto rispetto per mia moglie, che non sa niente, oh no, ma sei matto! Se il Bologna, che l'anno prossimo vinca lo scudetto, ha molto di meno di una possibilità su 30, ne avrà una su 600, per dire. O il Messina, ecco, visto, o che lo vinca l'Empoli, ecco, scegliamo quello che volete voi. Ha molto meno, quindi il trader bravo deve accettare sempre il rischio, andare incontro, non eluderlo, che sia coerente però col payout. Quindi io, a fronte di 2.000 euro che incasso adesso, banco volentieri a 30 al Bologna. Non bancherei a 30 all'Inter, ma neanche a 20, neanche a 10, e probabilmente neanche il Milan, e probabilmente neanche la Juve, neanche il Napoli. Però la Roma a 10 magari la bancherei. Cioè è una questione anche di sensibilità a capire il rischio, rapporto rischio-rendimento. Se manca questa sensibilità, non lo fate il trader. Andate lì con le righe, aprite un bel demo e andate lì a fare tutti i giochini, a chiacchierare, segui il trend, viva la prudenza, basta seguire il trend, assecondiamo il mercato, è il mercato che ci dice dove si va, non dobbiamo noi valutare. Tutte queste bellissime frasi ad effetto che colpiscono molti neofiti, ma che purtroppo gli fanno tanto male, gli fanno tanto male, perché poi credono e vendono che si impari, basta imparare queste come seguire trend per guadagnare, e invece a volte succede che il trend inverta e poi rinverta, eccetera, ma è ovvio che queste cose le sanno. Un'altra cosa interessante è che lui, Roberto, mi dice: dal momento che lui vende la put, e più volentieri la vende, perché noi venditori di opzioni tendiamo a contro assecondare il mercato, cioè volentieri, su un ribasso violento, come è quello di questi giorni, paradossalmente noi preferiamo, poi a volte va male, vendere una put, cioè dire vabbè, a 3,770 rischio, ma mi prendo i 550 dollari, piuttosto che andare a vendere una call a 4.150, perché non si sa mai che vada a 4,2 nel giro di una settimana. È una tendenza, non è giusto questa, lo dico con onestà intellettuale. Però Roberto dice: noi, se vogliamo essere allibratori, se vogliamo neanche entrare nel merito del mercato, contestualmente mi vado a vendere anche una call. Quindi io ho già messo le call, andiamo con lo stesso ragionamento a cercarci il Delta 11, vedete? Vedete? Io vado a cercare il delta 11 delta, Esatto. e quindi adesso devo ovviamente fare il processo opposto di prima, mi devo alzare gli strike, Delta 11. qui. Allora, Dovrebbe essere circa 4.200. sempre noi andiamo al 18, Sì, sempre il 18 sempre maggio. il 18, andiamo a cercare il, prendiamo solo le call, scusate, il 4000, l'hai già guardato te? Sì, dovrebbe essere 4.220, Però non 2.15. mi sale, a me non so perché non mi sale 4220. Cioè, se faccio qui finisce la freccia. Ah. Allora, Vabbè, comunque, mettiamo anche 4.200, dai, non lo stesso.
Dico, in questo momento è 4.220, 220, sì. Allora, arriviamo Wednesday. No, vedi, io vado, Roberto, a cliccare Sì, qui a sì. 3.980 esaurisce la salita. Non lo so, vabbè, comunque, insomma, l'importante è il valore è circa, sono a 4.220, così sono circa 8 punti. Adesso arrivo, eh? Arrivo perché devo fare il processo opposto, devo prenderlo dal basso, chiedo scusa. Eccoci qui, 4.008 e spieghiamo. No, perché è importante il secondo passaggio. Sì. Vedete qui, io sono andato a cercarmi la 4.220, call, 4.220, sempre col criterio del delta. Vedete, il delta è questo, è questa riga qui. 4.220, 4.220, vado a prendermi questa qui, il delta è 10, eccolo qui. No, qui è delta 12, va bene, comunque l'importante è per capire. Io, con lo stesso ragionamento che ho fatto con la put, che era 4.770, in questo momento potrei vendere anche contemporaneamente una call. Prendiamo 4.220, prendiamo 9 punti e mezzo, 9 punti e mezzo che sono 475 dollari, e quindi ai 5.50 precedenti incasso altri 4.50, per cui 4.75, e quindi abbiamo la bellezza di 1.025 dollari incassati, sempre che mercoledì prossimo la chiusura dello Standard & Poor's sia compresa tra 4.220 e 4.770, 1.000 dollari, 1.020, 3770. 3.770, grazie, grazie, 3.770. Se è compresa tra queste, noi abbiamo la raddoppio dei vantaggi di cui davamo e abbiamo guadagnato 1.025 dollari. Giustamente i criticoni che magari sentiranno questo messaggio storceranno la bocca, ma lo sappiamo benissimo, è inutile che fate, se vi manca il coraggio di fare queste cose, fate pure le vostre bellissime, splendide strategie colorate, ma secondo me questa è una strategia semplice che ovviamente non prevede l'immobilismo da parte nostra, prevede una serie di cautele. E le ha spiegate, Roberto, le ha spiegate. Nel senso che, specialmente nel mercato, è molto, molto volatile, noi abbiamo tre. Lui ne ha spiegate due, io aggiungo la terza. Abbiamo tre soluzioni. Tre. Controllare i delta. Tanto ci pensa il computer. Ecco, chi è? Controllare i delta. Uno può dire, Roberto, quando siamo a delta 30, 0,30, chiudiamo. Anche così, Esatto. automatizzarla, no? Esatto. Quando, ovviamente abbiamo detto che se prende una direzione, il delta e ti viene contro aumenta. Noi possiamo chiudere una delle due opzioni, perché ovviamente se in una settimana ti prende una direzione e questa diventa 0,30, l'altra la incassi sicura. Questa è una questione matematica, o quasi sicura. Quindi possiamo decidere di stoppare l'operazione quando c'è un delta. Magari quello che faccio io è dare 4-5 micro. Quando il delta diventa 0,403, chiedo scusa, posso anche coprirmi con un terzo dell'operazione. Io decido di dare e assecondare il mercato con un terzo della posizione, cioè vendo allo short se mi sta andando giù verso la put, per cui io sono rialzista, mi libero di 3 decimi, anzi, questo è il metodo ancora più sofisticato, solo che è troppo raffinato. Mi libero, vendo 3 micro in modo da riportare il delta che è diventato 40 in delta 10. Bella, Roberto, no? Esatto, ottimo, ottimo. È una figata, solo che è difficile. Io faccio così, è difficile spiegarlo. Il delta è condizionato dalla tua posizione complessiva. Quindi, se diventa delta 0,4, ad esempio, come fai a ritornare al mitico delta 10 di Roberto? Ti vendi 3 micro. Quindi vuol dire che se rotola da quel momento lì, siccome i 3 micro procedono e ti fanno delta 1, 1 a 1 di 3 decimi, il tuo delta 0,4 diventa delta 0,10.
E questo è il metodo più elegante, più sofisticato da operare. Oppure stoppi la posizione se non te la senti e perderai 10, 12, 13 punti. Oppure, è un'altra che piace molto anche a me, trasferisci il rischio, perdendo qualcosa ma poco, trasferendo lo strike, se era 3,770, lo trasferisce 3,650, 3,620 o a quel punto dove il delta è 0,10. A quel punto, ovviamente, nel concambiare una base, ricomprando la 3770, la put, e rivendendo la 36, ad esempio, ovviamente devi regalare qualche cosa. E lì perdi 10, 12, 15, 18, 20 punti. E a quel punto ci sta, però è giusto proteggere le proprie posizioni. Ma Roberto mi ha fatto vedere che nel giro di 15-16 mesi, con questo metodo qui, privilegiando la vendita delle put, ovviamente i mercati erano differenti, non sono di questo, lui non si è mai intervenuto, non è mai intervenuto, qualcosa del genere mi avevi No, quasi detto, mai, quasi mai, no? quasi mai. Lui prendeva 1000, 1000, 20 punti, 20 punti, 21, 21, 17, sempre. Quindi si fa il paniere d'emergenza e quella volta che per sostituire la base o riparare la Ma poi, posizione spende più. Tony, scusami, Vai. una cosa, se è possibile, volevo dire una cosa, ma poi a un certo punto si può anche accettare la perdita, dico, a un certo punto dice basta, perdo e soprattutto vai a comprare. Come dire, se dovesse l'indice arrivare a 3.770 o 3.750 o anche 3.700, ma tu stai comprando un futures a un valore molto più basso e quindi ti trovi comunque con una probabilità molto alta di un rimbalzo anche violento. Quindi alla fine dico, si può anche accettare il discorso, tanto a livello settimanale, di restare col futures e poi dopo se ne parla. Cioè, nel senso che non è che per forza bisogna intervenire. Certo, io intervengo sempre, io diciamo per prudenza. Quando arriva, non so, circa, come dici tu, insomma, quando il delta, diciamo che io intervengo quando il delta è a 0,40. Quando il delta è a 0,40, lì è un motivo di preoccupazione. Allora, quindi è chiaro che lì bisogna intervenire in qualche modo. Però sempre che questo delta 0,40 lo raggiunga subito. Ma se lo raggiunga, insomma, se lo raggiunge a un giorno dalla scadenza, è probabile che neanche intervenga. Cioè, nel Perfetto. senso che alla fine dico, male che vada, si interviene col future. Cioè, però, come dici tu, i rischi bisogna prenderseli, perché se no non. Cioè, tu hai fatto un esempio concreto. Se io non voglio rischiare nel prossimo campionato di calcio di Serie A, scommetto su tutte le squadre, è chiaro che alla fine non cioè, perdo poco, anzi, di perdere perdo, ma perdo poco, ma non vincerò mai. D'altronde, tu hai mai visto una compagnia assicurativa? Tu che sei esperto di azioni, anzi, generali, mi pare che una volta facevi moltissime operazioni sulle azioni italiane, e anche ora. Il bilancio di Generali è stato mai in perdita? Credo mai. Vai. E Vai, quindi ma le io, assicurazioni. Roberto, da mercatista e da esperto di mercato, io considero, ecco, tra mercatisti io dico, vendere opzioni ha un vantaggio, per forza, perché rischi molto di più. Questo discorso una persona colta, mercatista, lo capisce al volo. Invece, tendenzialmente, il trader non colto, perché tendenzialmente il trader non ha voglia di imparare, di studiare, di mettersi lì, di soffrire, ma cerca il sacro Graal tramite degli escamotage che poi non funzionano, tramite. Ecco, il trader colto dice: sì, siccome è più rischioso, ha un rendimento maggiore. Basta, finisce lì il discorso. È ovvio che il mercato ti dà un vantaggio, perché rischi di più. Finché non finisce quel giorno di scadenza, io ieri avevo un certificato sull'oro che c'avevo da 18 mesi e io ho messo tantissimi soldi, una buona parte di tutti i miei soldi che ho. Era su quel certificato, che è andato sempre bene, però non so come mai c'è un titolo che si è avvicinato un po' alla scadenza. Era sempre lontano un 7-8% dalla barriera, però si è avvicinato. Ti assicuro, ho sofferto, siccome ne ho molti, poi ho tutti i miei amici, parenti, la moglie, mio papà, tutti, cioè, c'ho mezza Italia che mi conosce che aveva quel certificato sull'oro. Ho sofferto fino alle 17 di ieri sera, ho sofferto. Poi a un certo punto il mercato è ripartito, ho visto che ha ripreso, l'azione Kinross Gold doveva fare 4,30, 4,29 per perdere, è arrivata a 4,50, quindi.
C'era ancora un 6-7% in 2 ore, insomma, era impossibile. Ti assicuro che ho sofferto. Questa maggiore sofferenza, il venditore di opzioni non la vive mai bene. Perché io parlo di sofferenza? E la gente che chi guadagna deve in qualche modo accettare anche la sofferenza. Perché la sofferenza è la sintesi dell'accettazione del rischio. E se non vuoi soffrire, io ho tanti miei amici che non sono capaci a soffrire, bene che vada, perdono poco quando vincono, cioè non possono mai vincere. Invece la sofferenza, e anche questo certificato l'ho sofferto fino a, ce l'ho da 18 mesi, ho sofferto fino a 3 ore dalla fine, perché chi vende le opzioni, finché l'arbitro non fischia 3 volte alle 22:00, alle 22:50, le abbiamo viste, Roberto, di tutti i colori il venerdì. E quindi l'accettazione della sofferenza e dell'attesa e del rischio è premiante, purtroppo. Purtroppo, se voi sperate di fare le cose, chiudervi e giarvi, come insegnano sbagliatamente, basta giarsi, comprate quella più alta, vendete quella più bassa, e qui che se scende te ti eggi, a forza di eggiarsi si perde. Come l'eccesso di diversificazione negli investimenti non vi farà mai guadagnare. Non fate nulla se dovete diversificare e proteggervi da tutto. Le opzioni sono una cosa bellissima, io lo ripeto fino allo sfinimento. Quei soldi che ho fatto principalmente anche sui broker, l'ho dimostrato sempre, se vai a vedere i conti, se li ho fatti solo con le opzioni, nella vendere le opzioni. Perché alla fine lì c'è un edge oggettivo di vantaggio, dato che il mercato premia chi rischia di più e dato che tendenzialmente si potrebbe anche dire, questa è un po' complessa, il VIX è in contango, però questa è complessa. Cioè, il VIX, strumento di protezione, costa sempre un po' di più di quello che è l'indice mediamente, l'indice VIX, chi capisce? Il future è in contango mediamente. Adesso è backwardation, però mediamente, perché chi si vuole coprire deve pagare un po' di più, giustamente. Chi vuole l'assicurazione paga un po' di più, chi vuole la protezione paga un po' di più perché chi vende la protezione deve essere remunerato dalla scomodità di avere un cretino che con 200 euro va in motorino, e il cretino sono io, che può andare a investire Prodi, capita a 200 metri, lo vedo ogni tanto Prodi, no, adesso non per il professore, una persona molto autorevole e molto ricca che se lo ammazzo involontariamente, gli tocca pagare 3 milioni a fronte dei miei 200 euro. Ma chi è più stupido? Più stupido magari io non lo so. Io, chi ha ragione? Io o la Generali? Io o la Generatel in questo caso qui? Ma, Tony, scusa, Vai! parlano i risultati, i bilanci. Siccome i bilanci delle compagnie assicurative sono tutti inutili, penso che la risposta sia ovvia. D'altronde, oppure pensa al casinò. Tu hai mai Esatto. visto un casinò? Tu hai visto un casinò che è in negativo, che perde, che ha un bilancio in perdita? Mai visto. Vorremmo fare parte Gioco, tutti di e essere gioco soci. no. I bilanci ce l'hanno in perdita perché hanno gli impiegati da pagare Ah. e non ci andava di più, però di gioco no, di Ma gioco sul gioco, io parlo sul no. gioco. Sul Certo. gioco, dico, siamo tutti, tra virgolette, insomma, lo sappiamo tutti che il 90-95% di chiunque giochi, insomma, è perdente nel lungo periodo. Quindi, diciamo, l'unico modo. Allora, io paradossalmente ritengo le opzioni molto meno rischiose, che il mercato azionario. Certo, certo. Dico, sembra un paradosso, perché ripeto, con alcuni, insomma, non si può dialogare in realtà, però è molto meno rischioso, perché è come se tu, come hai spiegato benissimo, parti ma avendo un vantaggio di punti e quindi comunque hai quel vantaggio, dico. Roberto, Rischi di guadagnare di meno. ho fatto vedere quello che ho fatto mercoledì scorso, venerdì scorso, dove ho venduto una call a 72 e una put a 101. A 3 ore dalla scadenza, 4 ore dalla scadenza, e ho incassato tutto. Lì io per andare a perdere con la call, con la put, dovevo andare il mercato in quel momento lì sotto i 20, i 12.400. E valeva 12.550, io 100 punti l'ho preso, 2.000 dollari. È Hai chiaro che è il fatto rischio. un'ottima Posso operazione.
È un'ottima operazione, hai fatto. Beh, bellissima, questa è da Palma d'Oro quella lì. Se ci fosse la Palma d'Oro dei tre di quella operazione lì sarebbe è spaventosa, anche perché poi nei fatti il future è rimasto dentro il mio range tutto il tempo. E poi è bellissimo, ti dà l'opzione, perché è bellissimo, fascino, mi si illuminano gli occhi, perché ti dà la possibilità di eggiarti. Non come i poveri che si eggiano in assoluto perché bisogna eggiarsi, ma ti danno la possibilità di eggiarti in vantaggio, cioè tu vendi la put, poi se il mercato ti viene bene e il mercato recupera un sacco di posizioni, ti vendi pure la colla. E quindi, Esatto, esatto. dove esiste un gioco così? Ti vendi la colla, però lo devi fare in tempi differiti e quando ritieni sia giusto vendere la colla. Io ho venduto la colla perché in quel momento mi sembrava un eccesso rialzista, non perché mi volevo eggiare. È tutta lì la differenza tra il trader di classe e il trader che opera per pararsi il sedere. Non ci si deve parare, devi giocare sempre in vantaggio. È chiaro che se tu hai venduto la put e c'è un eccesso ribassista, poi ti viene bene e c'è quello che reputi, visto che è sempre un eccesso rialzista, te ti sganci una call e a quel punto stai in panciolle e guadagni. Se bisogna affrontare i rischi, saperli affrontare e cercare di combattere. Chi non vuole rischiare, non faccia trading. Non faccia trading, non faccia trading e faccia i corsi demo dove può chiacchierare in mille forum, in mille dibattiti sotto le bacheche, dare del cretino, fare gli hater, quelli lì che sono pieni in Italia, siamo pieni in Italia, che non capiscono, possono parlare, possono parlare. Io volevo anche rispondere, che siamo quasi in chiusura. C'è una bella domanda che mi ha fatto Mirko, che è quello che io chiamo l'acquisto di classe. L'acquisto di classe è continuare a vendere delle put e poi per farti entrare i titoli. Giusto, Roberto? Tu vuoi comprare un Giusto, titolo? questo io lo facevo prima, questo lo facevo prima. Elegantissimo, elegantissimo. Certo, Mirko, il sottostante, tu, ad esempio, a me piace le speculazioni, piace un titolo Alibaba. A me piace perché sono convinto che nel lungo periodo questo titolo qui a me piace, poi relativamente da poco, non all'inizio, però essendo un fondamentalista e guardando un po' i bilanci, io sono convinto che Alibaba abbia dei valori fondamentali coerenti e in maniera egregia rispetto al valore. Però so benissimo della situazione della Cina, so benissimo dell'interventismo di Xi Jinping e quindi del presidente cinese, so bene, tutte le cose le so, come tutti, per carità. Però secondo me mi piace. Se io mi andassi a vendere ogni mese delle put distanti, magari 80 più 80, e quella volta che mi entra, mi vado a comprare al prezzo di strike il titolo che mi piace, visto che c'è anche volatilità, è un ottimo metodo elegante di comprare. Si può comprare con quei titoli che ti piacerebbe avere, che magari hanno un trend osceno. Alibaba, tranne gli ultimi giorni, insomma, dove un po' sballozzola, è brutto, però uno può autofinanziarsi un po' di punti provando a vendere delle put. Se il titolo non riesce a prenderlo perché non fa quel prezzo raro, ti incassi la put. Se finalmente fa il drawdown che aspetti, entra il prezzo e più la put la incassi, per cui è un metodo efficiente e elegante di acquistare il tutto. Paolo, Speriamo che i broker ce lo faccia fare, speriamo che i broker lo ce lo facciano. farà, è questione di poco. Sì, lo farà prima o poi lo farà. Silvio, governare gli eccessi, sa già tutto. E Paolone Molinari, che saluto da Mirandola. Paolone, i casinò di Venezia e Campione sono in perdita. L'avevo anticipato, lo sapevo. Ma Roberto ovviamente si riferiva alla roulette come gioco, Esatto, però come gioco. è vero che Venezia, Campione, ma aggiungo anche Sanremo, sono vicini al fallimento per due motivi, perché hanno un sacco di croupier che costano un casino e poi mi sa che ogni tanto, insomma, diciamo che il gioco doveva fare X e faceva mezzo X perché diciamo che ogni tanto facevano i furbi, non so chi, però qualcuno nei casino è stato beccato che faceva delle vincite, diciamo, non corrette secondo la logica. Insomma, c'è chi riesce a tirare la roulette
e riuscire a indovinare un settore. Ecco, diciamo questo, poi non andiamo oltre, che poi però sono cose risapute, insomma. Quindi il casinò vince sempre. È ovvio che se non ci va più nessuno a giocare al casinò, perché i soldi sono sempre meno, e hai una squadra di 60 croupier che costano 6-7 mila euro al mese lordo in presa, se non hai, e non incassi dai giocatori 300-400 mila euro al mese, vai in perdita. Però, poi c'è una concorrenza di tutti questi casinò online, tra l'altro, esattamente. Quindi io, Roberto, ti rinviterò un'altra volta, sicuro, perché così facciamo altre. Grazie. Oggi abbiamo fatto la sgrossata concettuale, però a te spieghi bene. Oggi ho un po' parlato troppo io, perché erano dei concetti che so che tu sai benissimo. Però ci tenevo proprio a rimarcare che Roberto è un testimonial, tra l'altro le cose che le ha spiegate benissimo quando l'ho lasciato parlare, però è un testimonial che mi ha dato molta soddisfazione, che lui solo seguendo i video, quanti soldi mi hai dato, Roberto, a me? Niente, io devo essere sincero. Ho fatto tutto da solo, però ho seguito tantissimo, è da almeno 2 anni che ti seguo, almeno 2 anni, anche di più, insomma, 2 anni e mezzo, e ho imparato veramente tanto, e poi ti stimo come persona, non è una cosa, insomma, che dico qui in presenza, insomma, ma è la realtà, perché io ogni tanto seguo anche qualcun altro, però sono pochissimi quelli che, come dici tu, che realmente operano sui mercati. E si capisce da tante cose, insomma. Il bello di questa trasmissione, e io lo dico sempre, perché i nomi ormai li conosco, è seguita, cioè i fedelissimi sono persone che si sporcano le mani sul mercato, altrimenti io non uno che non è entrato ancora al mercato, perché vuole imparare, per carità, al massimo rispetto, non riesce a cogliere le cose che coglie chi entra e soffre nel mercato, e crede illuso che sia tutto semplice. Invece qui le persone che vengono qui, che vedono in diretta la differita, tendenzialmente sono gente che tutti i giorni, tutte le settimane fa alcune operazioni, soffre, guadagna, perde, si insacca, non si insacca, e io lo capisco benissimo, perché evidentemente, appunto, uno che è abituato a seguirmi poi non riesce a seguire chi parla in teoria senza dire la realtà. Ma, no? poi, Tony, scusami, è meglio operare sui micro piuttosto che non operare. Allora, già con i micro abbiamo la possibilità di operare, insomma, perché alla fine, ci vogliono 2.000 euro per operare con un micro, anche meno di 2.000 euro. Quindi, voglio dire, alla fin fine, dico, meglio operare con un micro piuttosto che non operare, oppure fare, perché si impara tantissimo proprio operando. Oggi stiamo straforando con Roberto Gentiluomo. Mirko dice: è verissimo. Tommaso ti dice: grande Roberto, un gentiluomo con la G maiuscola. Complimenti, vedi, hai complimenti da parte di Tommaso, e questo ti fa onore. Ma anch'io sono convinto che Roberto sia un gentiluomo, altrimenti non sarebbe qui a parlare con me. Luca fa una domanda che è un classico. Andrea mi fa sorridere, è un classico. Ha ragione, Luca. Una domanda: perché ci sono piattaforme che non consentono la vendita? Ad esempio, a me non mi concedono di vendere la call, la vendita di call, a patto di avere il sottostante. La mia concede solo. Pensa che ci sono, posso fare il nome perché è vero, Fineco, se tu hai il sottostante non te lo fa vendere ugualmente la call del future, cioè tu hai un FIB long, non ti va a far vendere la call, non l'ho mai capito. È assurdo, ma io lo so perché ho provato a parlare, perché il direttore che prende questo tipo di decisione vuole in qualche modo salvaguardare i suoi clienti, perché tendenzialmente la vendita di opzioni è più pericolosa. È assurdo, però è più pericoloso. E quindi, non fidandosi dei clienti, dice: io non posso avere gente che mi vende delle opzioni, poi quando succede il drawdown, il casino, mi vanno a fare dei casini, falliscono. Quindi gliela revoca perché non si fida. Non credo perché non sia conveniente. Non lo fa perché effettivamente la vendita di opzioni presenta dei rischi molto più seri. Molto più seri,
perché se tu rimani fermo e ci sono delle situazioni rimani fermo, per prendere 100 euro rischi di prendere 3.000, 4.000 e quindi alcune istituzioni non sta bene in assoluto perché è più rischiosa, però poi non consente alle persone di venderla. Già, come dice Luca, se tu hai sottostante te le fa vendere, già una buona cosa. Fineco, se io sono long di FIB e voglio venderci la call, non te la fa vendere. Almeno questo era fino a qualche mese fa, ma credo che sia ancora, insomma. E questo è un peccato perché dal momento che è sottostante, se te ti vendi un'opzione, non fai altro che alleggerire il rischio complessivo tuo e della banca. Quindi alcune cose, bisogna che il mago Tony vada là a spiegargli queste cose, ma non è che tutti possono stare lì come facciamo noi dalla mattina alla sera a pensare queste cose. Altri sono manager, magari eccellenti in altri campi, però sull'operatività scarsi, insomma. Va bene, lo so Luca, ma io l'ho già fatto i nomi, quindi non dico cose vere e non prendo denunce, insomma, perché poi il rispetto credo di averlo sempre al di fuori del sorriso. Roberto, è stato un grandissimo piacere. Io ti ringrazio, ti sei già strainvitato per un'altra volta che parlerai di più, parlerò più di una strategia perché è molto interessante. Poi ti esprimi in maniera chiara, come ha detto Tommaso, un gentiluomo con la G maiuscola. Grazie, grazie Tony, grazie, grazie a tutti. Poi magari qualche altra volta parleremo di qualche strategia sull'Eurostock. Parliamo di Eurostoxx, ti prometto che ti lascio un po' di più, però ci tenevo a chiarire tutti gli aspetti e approfittavo di te per levarmi anche qualche sassolino, come ogni tanto faccio, sulle opzioni. Chi a Milano, mercoledì prossimo alle ore 10:30 in area Scavi, che è l'area più bella di Palazzo Mezzanotte, Palazzo dell'area più bella, ci sono solo io che parlerò di opzioni. Il titolo che ho dato è Le opzioni come strumento di valutazione direzionale. Cioè, cosa vuol dire? Poi magari ne parlerò anche qui, che le opzioni necessariamente non devono anche essere usate come fa Roberto, come faccio anch'io, come strumento di sfruttare un vantaggio, il tempo, la decadenza del valore delle opzioni, ma puoi anche utilizzare le opzioni nel dire io vado short, io vado long. E cosa fai? Ovviamente fare, ma addirittura con più efficienza rispetto al future. Quindi, e con gli stessi rischi. E Molto quindi, interessante, molto interessante. ci sono dei dati oggettivi, si possono intuire, te Roberto li puoi immaginare, che se vuoi andare long, vendere una bella call grassa, ad esempio, così già ho la soluzione, non è tanto sbagliato, anzi, può essere bello perché hai una parte psicologica di cuscinetto di vantaggio che può essere determinante nella gestione del trade. Ho già fatto il riassunto, insomma. Va bene, vi saluto a tutti. Oggi abbiamo sforato di 20 minuti, è stato un piacere. Grazie a tutte le persone che sono state qui. Gra Grazie. grazie a Roberto, noi ci sentiamo per WhatsApp e per telefono perché è stato un grande piacere averti. Grazie.